La sala sarà allestita con sistema di multiproiezione, due proiezioni sulla parete sinistra rispetto all'ingresso, due sulla parete di destra, una frontale e l'altra su pavimento. Il sistema che si adotterà sarà quello della multiproiezione, che consiste nel fatto che tutte le proiezioni sono legate tra loro. Per fare un esempio, la stessa proiezione può essere visualizzata su tutti gli schermi oppure sugli schermi delle pareti destra e sinistra in una immagine continua, mentre sugli altri vengono proiettate altre immagini. Oppure un'immagine o una figura possono attraversare la sala dalla parete destra fino alla parete di sinistra. I proiettori saranno posizionati su mensole continue poste al di sotto degli attuali corpi illuminanti presenti nella sala. La mensola ha più funzioni, quella di posizionare i proiettori, i diffusori e nascondere visivamente il passaggio dei cavi audio, video ed elettrici che passeranno al di sopra della mensola stessa. A destra dell'ingresso, all'interno della porta finestra che si affaccia sulla corte interna, si realizzerà un armadio tecnico dove troveranno posto i computer e la regia. La scelta di regia delle proiezioni nella sala è di full immersion, con le proiezioni di sinistra e di destra sulle pareti, che saranno quelle principali dove si svolge il racconto. Quella centrale della sala, posizionata sopra la vetrina, sarà principalmente dedicata ai particolari. Un esempio: se nelle pareti a destra e sinistra si fa vedere il villaggio, nella proiezione centrale si fa vedere lo schema dell'abitazione che si compone. Mentre nella proiezione a pavimento si camminerà sul tavolato pavimento delle abitazioni. Un altro esempio. Nella scena del porto, mentre sulle pareti si proietta il porto con l'arrivo di una nave, a pavimento si proietta l'acqua del mare in movimento. Il visitatore verrà completamente avvolto dalle immagini, suoni, rumori, facendoli vivere un'esperienza emozionale che lo coinvolgerà dall'inizio alla fine del racconto. Veno Platunalu è un giovane abitante del villaggio. Lui sarà la nostra guida che ci condurrà in questo viaggio e ci racconterà la vita, il lavoro e le usanze del suo villaggio. In questa pianura, fatta di acquitrini e isolotti, noi commerciamo i prodotti della terra, la caccia e la pesca, facendo di Spina una città ricca e prosperosa. Il mio nome è Veno Platunalu. Io sarò la vostra guida e vi condurrò in questo viaggio. Vi racconterò la vita, il lavoro e le usanze del mio villaggio, Spina.